tema che mi è stato affidato, confermazione, vita nello spirito e testimonianza. E purtroppo questo è un tema poco presente nel panorama teologico, anche nella stessa teologia spirituale. Viene affrontato poche volte e non in maniera esaustiva. Gli stessi documenti ufficiali della Chiesa si limitano soltanto ad accennare a questo rapporto. Possiamo citare il codice di diritto canonico. Impone, fra le condizioni per l'ammissione dei candidati al noviziato di un istituto religioso, la ricezione della confermazione. È il canone 645, primo paragrafo. I candidati, prima di essere ammessi al noviziato, devono produrre un attestato di battesimo e di confermazione, oltre che di stato libero. Ovviamente non spetta al diritto spiegare le ragioni teologiche di questa disposizione canonica, però possiamo dedurre la necessità della confermazione per intraprendere il noviziato, cioè l'iniziazione della vita religiosa, se si considera che lo stato religioso perfeziona lo stato battesimale. Un altro documento, l'istruzione della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, contemplando il volto. 19 maggio 2002, quindi altro che Antico Testamento. Numero 10, recita così: un particolare legame di vita e di dinamismo esiste fra lo Spirito Santo e la vita consacrata. Perciò le persone consacrate devono perseverare nella docilità dello Spirito Creatore. Non è che dica molte cose. Non vi è un riferimento diretto alla confermazione. Ma è ovvio che la vita consacrata presuppone questo sacramento in quanto particolarmente espressiva della grazia e del dinamismo dello Spirito Santo. Più oltre, al numero 20, leggiamo: occorre dunque lasciarsi condurre dallo Spirito alla scoperta sempre rinnovata di Dio e della Sua parola, a un amore ardente per lui e per l'umanità, a una nuova comprensione del carisma donato. Si tratta di puntare sulla spiritualità intesa nel senso più forte del termine, ossia la vita secondo lo spirito. Si potrebbe obiettare che il titolo, Confermazione, vita nello spirito, non esprime in modo specifico la particolarità di questo sacramento. Perché sappiamo tutti che la vita nello Spirito, ovviamente dello Spirito Santo, è di per sé la vita battesimale. In questo senso i testi scritturistici sono chiari. Il battesimo cristiano è qualificato come un battesimo in Spirito Santo. En pneumati agio. Allora, in questo modo viene determinata la natura specifica del battesimo cristiano, ossia ciò che lo differenzia da qualunque altro battesimo, compreso quello del Battista. Ma non viene precisata meglio questa azione dello Spirito Santo nel battesimo e nel battezzato. La teologia spiegherà che questa azione è di natura sacramentale. Questo era il testo di Matteo, ma anche Giovanni ha la stessa affermazione. Il battesimo di Gesù è un battesimo nello Spirito Santo, perché dallo Spirito Santo dipende la nuova rinascita e la nostra figliolanza divina. Se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Ma il testo più importante
da cui è ripresa l'espressione vita nello spirito, è certamente il capitolo ottavo della lettera di Paolo ai Romani. Perché attraverso l'immersione battesimale il cristiano è immerso sacramentalmente nel mistero pasquale di Cristo, cioè nella sua morte e risurrezione. Risorto con Cristo, il cristiano vive la vita nello spirito e sotto il dominio, la legge dello spirito che abita in lui, così da non essere più debitore verso la carne e, avendo ricevuto lo spirito del figlio, è diventato figlio di Dio. La domanda quindi è la seguente: se la vita battesimale è vita nello spirito, in che senso la vita del confermato è anch'essa vita nello spirito? Bene, la risposta può essere data solo se si tiene presente il rapporto che lega il battesimo e la confermazione, e se viene evidenziata con chiarezza la specificità della confermazione rispetto al battesimo. Allora, richiamiamo alcuni dati teologici sicuri che dovrebbero essere noti, pur sapendo che la confermazione è un sacramento poco conosciuto e quindi anche purtroppo poco vissuto. La confermazione si distingue dal battesimo essendo un segno sacramentale diverso. Il battesimo avviene attraverso l'immersione nell'acqua, la confermazione attraverso l'imposizione della mano unita alla consegnazione, cioè l'unzione della fronte con il crisma. È da ricordare che i sacramenti conferiscono ciò che significano. Avendo due segni sacramentali diversi, vuol dire che vi sono due realtà diverse, due sacramenti diversi. Secondo, il sacramento della confermazione rimanda al ministero episcopale, o direttamente perché è il ministro originario il vescovo, o indirettamente attraverso la consacrazione episcopale del crisma. Questo rimando al vescovo, quindi alla pienezza dell'ordine sacro, è indice di una certa pienezza rispetto al battesimo. Infatti, il sacramento della confermazione opera un perfezionamento nel cristiano, che consiste in una più perfetta configurazione a Cristo ripieno di Spirito Santo e in una vincolazione più profonda alla Chiesa, il cosiddetto carattere sacramentale. Inoltre, in un conferimento più completo della grazia santificante e sacramentale. Questo perfezionamento consiste in una ricchezza maggiore di grazia, dovuta alla pienezza dei doni dello Spirito Santo. Nel battesimo, lo Spirito Santo viene dato per la remissione dei peccati, per la rigenerazione spirituale. Nella confermazione, invece, viene concessa la pienezza dello Spirito Santo, dono dello Spirito Santo, i sette doni, per la pienezza della vita cristiana. Questa pienezza di grazia consiste in due cose: in un rafforzamento della vita soprannaturale, quello che noi diciamo lo spirito di santità, perché rende più perfetto il nostro rapporto con la Trinità e con la Chiesa. Secondo, in una speciale forza in vista della pubblica testimonianza cristiana, quello che diciamo spirito di fortezza. Quindi il confermato è chiamato a vivere più compiutamente la maturità cristiana e a svolgere la missione di testimoniare Cristo nel mondo. Questo compito della testimonianza deriva dal più stretto legame che il confermato ha con la Chiesa, la comunità di fede. La Chiesa associa il confermato alla sua missione di rendere testimonianza a Cristo, ossia di annunciare il Vangelo per rendere cristiano il mondo. Questa di per sé la testimonianza è la seconda parte del nostro convegno di oggi. Allora, come si può constatare,
La confermazione indica un perfezionamento. Il verbo stesso firmare, confermare, rendere fermo, consolidare, rafforzare. Si intende così sottolineare l'effetto di questo sacramento relativo alla grazia battesimale di cui è perfezionamento, perfectio, consumatio. Questa conferma è duplice. Dio conferma la sua grazia, il cristiano conferma la sua fede e la sua adesione a Cristo. Ma la perfezione sacramentale, operata dalla confermazione nel crisimato, rimanda alla perfezione della vita cristiana sotto l'aspetto morale, spirituale ed ecclesiale. Sotto i primi due aspetti, la perfezione della vita cristiana è data dalla perfezione della carità. Quindi nel sacramento della confermazione possiamo considerare questa duplice perfezione. La perfezione oggettiva sacramentale è la perfezione della grazia, del dono perfettivo dello Spirito Santo che viene effuso. Poi la perfezione invece soggettiva, morale e spirituale, ed è la perfezione della carità operata dallo Spirito Santo. Ma la perfezione della carità noi la chiamiamo semplicemente santità. La santità è la perfezione della carità. Tutti ci ricordiamo del perfecte caritatis, perché ci riguarda da vicino. E la santità è ciò che caratterizza la vita consacrata, poiché questa, attraverso i suoi mezzi specifici, voti religiosi oppure promesse, e solitamente anche la vita comune, tende alla perfezione della carità. È da questo che si evince allora il rapporto che lega la confermazione alla vita consacrata. Tanto che il diritto canonico dice: non si inizi il noviziato se prima non si è ricevuta la confermazione, perché ha a che fare con la vita di perfezione della carità. La pienezza dello Spirito Santo, ricevuto nella confermazione, che è spirito di santità, come abbiamo detto, trova la sua piena espressione nella vita consacrata, in quanto la vita consacrata è costante tensione alla perfezione della carità. Tutti sappiamo che il Vaticano II, capitolo quinto della Lumen Gentium, ha ribadito una verità importante della vita cristiana. Difatti quel capitolo porta come titolo De Universali Vocazione ad Sanctitatem in Ecclesia. Universale vocazione alla santità nella Chiesa. Si parte dall'affermazione di fede che la Chiesa è indefettibilmente santa. Ed è quanto affermiamo nella professione di fede. Credo la Chiesa una santa. Mi permetto di aprire una breve parentesi ecclesiologica. Non si riesce a comprendere come questa verità di fede possa coesistere con la convinzione altrettanto ferma di alcuni che sostengono che la Chiesa sia anche peccatrice. È esattamente l'eresia luterana. Ma non è questa la fede della Chiesa cattolica. La Chiesa è santa. Il peccato non tocca l'essenza della Chiesa, che è data dalla grazia, perché il peccato riguarda solo la nostra partecipazione soggettiva alla Chiesa. E poiché la Chiesa è santa per sua stessa natura, perché è il corpo di Cristo, e in Cristo non c'è peccato, in Cristo non c'è peccato, e la Chiesa è il corpo di Cristo, allora tutti sono chiamati alla santità. Bene, questa santità si manifesta nei frutti della grazia che lo Spirito Santo produce nei fedeli. Lo Spirito Santo, proprio perché santo, è lui l'essenza stessa della santità,
è l'autore di ogni santificazione. Senza la sua forza, nulla nell'uomo, nulla senza colpa. La santità quindi si manifesta nei frutti dello Spirito Santo, in ciò che lo Spirito Santo opera in noi. Questi frutti, indicati da Paolo nella lettera ai Galati 5:22, sono amore, gioia, pace, magnanimità, una volta veniva tradotto con pazienza, animo grande, magnanimo, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, quindi in modo particolare la castità. Questa santità si esprime in varie forme nei singoli fedeli che, secondo modalità proprie, giungono alla perfezione della carità. Ma in modo particolarissimo si manifesta nella pratica dei consigli cosiddetti evangelici. È chiaro quindi che tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana, alla perfezione della carità. Nessuno è escluso. Tutti sono chiamati alla santità. Non è riservata a qualcuno. La santità è unica, ma secondo vie e mezzi diversi. La via privilegiata o speciale alla santità è la vita consacrata religiosa, ossia di chi si consacra a Dio con cuore indiviso. Capitolo sesto, sempre della Lumen Gentium, De Religiosis, sui religiosi, al numero 44, il concilio dice così: con i voti o con altri sacri legami, secondo il loro modo proprio assimilati ai voti, con i quali il fedele si obbliga all'osservanza dei tre predetti consigli evangelici, egli si dona totalmente a Dio sommamente amato, così da essere con nuovo e speciale titolo destinato al servizio e all'onore di Dio. Quindi la vita religiosa era chiusa in quella espressione: Deo summe dilecto totaliter mancipatur. E l'attenzione è rivolta ai due avverbi, summe e totaliter. Tutti devono amare Dio totalmente, con tutto il cuore. Deuteronomio, passi evangelici. Ma il religioso professa, cioè si impegna, ad amarlo anche sommamente. E questo amore sommo si esprime nell'esclusività, esclusivamente, in un servizio esclusivo a Dio, consacrando ogni cosa a Dio. Questa è la specificità. Tutto è consacrato a Dio, tutto. Che appartenga a Dio, è ovvio. Ma non sempre viene consacrato da noi a Dio. In questo caso tutto è consacrato a Dio, tutto di me, tutto quello che sono, tutto quello che compio. Ebbene, la vocazione religiosa è la forma che meglio di ogni altra consente di realizzare dal punto di vista oggettivo, poi soggettivamente bisogna vedere, comunque dal punto di vista oggettivo lo realizza, la nostra conformazione a Cristo. È quella che meglio di ogni altra riflette lo stile di vita di Cristo, povero, casto, obbediente. È quella che garantisce con maggiore efficacia i mezzi di santificazione. E questi mezzi sono i voti religiosi e la vita comune. Noi facciamo professione di santità, vita nello Spirito Santo. Facciamo professione di vivere tutto nello Spirito Santo, santificatore. Facciamo professioni di santità, è il nostro lavoro, è la nostra professione. Siamo per nostra libera scelta i professionisti
della santità. Se chiediamo agli altri qual è la loro professione, abbiamo diverse risposte a seconda del lavoro, dell'ufficio, dell'impegno, del compito che svolgono. Sono impiegato, operaio, docente, medico, infermiera, avvocato. Se qualcuno chiedesse qual è la mia professione di religioso, dovrei rispondere: il mio lavoro è farmi santo. Che strano lavoro. Ma è esattamente questo. Per il religioso, l'essere impegnato nella scuola, nell'attività educativa, nella predicazione, nella formazione professionale, nelle opere di carità, a servizio degli ultimi, è assolutamente secondario. Qualsiasi opera di carità è funzionale alla virtù della carità, cioè alla perfezione della carità, cioè alla santità. Ecco, in questo cammino di santità siamo sostenuti dalla grazia dello Spirito Santo, dalla pienezza dei suoi doni. Non è necessario enumerarli, perché sappiamo già quali sono i doni dello Spirito Santo, anche perché dovremmo viverli con pienezza. Mi soffermo soltanto su due, perché questi due esprimono meglio il rapporto che hanno con la vita consacrata. Anzitutto il dono della sapienza. La sapienza, da sapere, cioè sapore, è il dono della conoscenza amorosa di Dio. Questo non è riservato ovviamente solo alla spiritualità carmelitana, no? Ma in genere alla spiritualità comune della vita religiosa, una conoscenza amorosa di Dio. Lo Spirito Santo ci dà una conoscenza profonda di Dio. Non tanto intellettuale, quanto piuttosto una conoscenza affettiva, appunto amorosa, che coinvolge la mente, il cuore, ed è per questo che è detto sapienziale, che ci fa gustare le cose di Dio. In questo modo proviamo nel cuore una gioia intima, serena, che nasce dall'intimità con Dio. Ho fatto professione di amare Dio, quanto aumenta il mio amore ogni giorno per Dio. Perché non basta dire ieri ti ho voluto bene, ieri ormai è passato. È oggi che devo voler bene a Dio. E devo volerlo bene con tutto il mio cuore. E devo crescere in questo modo, perché l'amore è un piano inclinato, o si sale o si scende, non si rimane allo stesso punto. Alcuni provano gusto nelle cose del mondo. Il consacrato a Dio dovrebbe trovare gusto nelle cose di Dio. Di più, dovrebbe trovare gusto di Dio, la gioia di stare con Lui, di vivere ogni cosa per Lui, con Lui, in Lui. Come sono belle, come esprimono bene il senso della nostra vita le parole che troviamo nei Salmi. Guarda caso, proprio il Salmo dell'ora media, il Salmo 33, che a un certo momento dice: gustate e vedete com'è buono il Signore. Ecco il dono della sapienza, del gusto di Dio, oltre che delle cose poi di Dio. Inoltre, questo dono ci fa apprezzare in Dio le cose nel loro giusto valore, considerandole e valutandole nella loro relazione col fine ultimo che è Dio. Perché è sempre il fine a dare l'esatto valore delle cose, poiché è il fine il criterio ultimo di valutazione. Il sapiente pone ogni cosa in rapporto al fine ultimo della vita, cioè a Dio. Questa è la sapienza, rapportare ogni cosa al
al suo fine ultimo, a Dio. Per cui chi è sapiente ha la sapienza di Dio, ha la scienza di Dio. E vede le cose e le giudica secondo lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. La domanda che accompagna ogni azione, ogni scelta, ogni progetto è semplicissima. In latino è cui bono, a che serve? A che giova questo per l'eternità? Che valore ha questa cosa agli occhi di Dio? Mi avvicina a Dio o mi allontana da Dio? Ecco, in questa espressione sintetica sta la sapienza, perché è l'assoluto a dare valore al relativo, è l'eternità a conferire valore al tempo. Passa la figura di questo mondo, dice Paolo. Ora, la vita consacrata è anticipazione della vita eterna. Il consacrato ha già messo la sua vita in rapporto al fine ultimo. Il consacrato è tutto proteso all'eternità di Dio. Vive già il presente nell'eternità di Dio. Chiaramente i suoi piedi toccano la terra. È una persona concreta che conosce a fondo la vita umana, stupenda e insieme drammatica. Ed è chiaro, voi siete bresciani, capite subito il riferimento a Paolo VI, Papa che ho amato, che è stato quello che ha formato anche la mia spiritualità sacerdotale. Ma il suo cuore, anche se il consacrato ha i piedi per terra, il suo cuore è già in cielo. Perciò nessuna cosa può conquistare il suo cuore, affascinato solo dall'amore di Dio. Non importa ciò che vive, perché ogni cosa la vive in Dio. L'altro dono è quello della pietà, che ci rapporta a Dio con amore filiale, e si esprime soprattutto in una preghiera affettuosa, confidente. Quante volte avvertiamo nell'animo l'invito di Dio che ci chiama a sostare con Lui. Giovanni 11:28, il Maestro è qui e ti chiama. Purtroppo le cose hanno il sopravvento, gli impegni ci distraggono, le occupazioni ci assorbono, così da prendere il posto che spetta unicamente al Signore. Ma non mi dilungo su questo. La confermazione, abbiamo visto sotto l'aspetto dello spirito di santità, aspetto morale, spirituale, però c'è l'aspetto ecclesiale. La santità è presenza dei consacrati nella Chiesa. La confermazione è il sacramento che in forza del carattere ci inserisce più profondamente nella Chiesa e ci aggrega alla sua stessa missione. Ma anche la vita consacrata è un modo nuovo di partecipare alla missione della Chiesa rispetto al battezzato, anche lo stesso confermato. Prendo come testo base la Lumen Gentium numero 44. Parlando della natura e dell'importanza dello stato religioso, il Vaticano II afferma che mediante la professione dei consigli evangelici, il cristiano si consacra più intimamente al servizio di Dio, divino obsequio intimius consecratur. E prosegue: ma poiché i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono, uniscono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo mistero, la loro vita spirituale deve pure essere consacrata al bene di tutta la Chiesa. Deve pure essere consacrata al bene di tutta la Chiesa.
Di qui ne deriva il dovere di lavorare, secondo le proprie forze e il genere della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'opera attiva, a radicare e a consolidare negli animi il regno di Dio e a dilatarlo in ogni parte della terra. Ora, prendere coscienza dei nostri rapporti con Cristo significa ravvivare anche la nostra coscienza ecclesiale. Ti sei consacrato totalmente a Dio? Bene, a Cristo ti sei inevitabilmente consacrato totalmente alla Chiesa. Del resto, l'identità della Chiesa non può essere colta senza il suo essenziale e costitutivo rapporto col Signore Gesù, visto che la Chiesa è il corpo mistico. Allora ne consegue che il nostro amore a Cristo diventa necessariamente amore alla Chiesa di Cristo. E viceversa, quanto più amiamo la Chiesa, tanto più amiamo Cristo. Il religioso non solo è un consacrato a Cristo, ma è anche un consacrato alla sua Chiesa. Anzi, il consacrato è l'espressione più alta, più bella, più autentica della Chiesa. Esprime in modo visibile, tanto è vero che ne è un segno, la verginità della Chiesa, la sua appartenenza santa ed esclusiva a Cristo suo sposo. Uno potrebbe dire, sì, teoricamente è così, il consacrato è l'espressione più alta, più bella, più autentica della Chiesa. Ma quando la gente ci vede, può dire questo? Se non può dire questo, che senso ha allora il fatto che noi siamo segno di questo? L'espressione più alta, più bella, più autentica della Chiesa. Il nostro amore alla Chiesa inizia allora dalla verità con cui rendiamo visibile al mondo la santità e la verginità della Chiesa. Puoi vedere la santità della Chiesa? Guarda i religiosi. Perché loro sono l'espressione più alta. Amare la Chiesa non significa anzitutto pretendere che la Chiesa sia amabile, ma renderla amabile col nostro amore. Cristo non ha aspettato che la Chiesa fosse santa per amarla, ma amandola l'ha resa santa. Tutti desideriamo una Chiesa più santa, più fedele al Vangelo, più viva, più bella, con un volto nuovo, più luminoso. Iniziamo noi, iniziamo da noi quest'opera di auspicata perfezione. Iniziamo noi a dare quest'immagine nuova e santa della Chiesa. Non possiamo far consistere l'aspettativa di un rinnovamento ecclesiale nel desiderio di mutare la disciplina ecclesiastica o la prassi pastorale. Il vero rinnovamento della Chiesa lo opera lo Spirito Santo tramite la santità, tramite la nostra santificazione. Questo è il nostro apporto specifico nella Chiesa, prima ancora delle nostre specifiche attività pastorali. Molti saranno a chiederle queste attività, perché la Chiesa diocesana, cioè, ha bisogno. Ci sono dei settori che rimangono vuoti, scoperti, bisogna riempirli, fare qualcosa, una presenza, un segno. Prima delle nostre attività, ci chiedono, dovrebbero chiederci ciò che è specifico nostro. La santità.
E parlando di Chiesa, non possiamo ignorare il fatto che noi, con le nostre istituzioni, siamo inseriti in una Chiesa particolare, che è la nostra diocesi. Volere o no, siamo dentro una Chiesa particolare. È vero che il nostro riferimento è soprattutto una Chiesa universale, per cui anche il regime ecclesiastico dell'esenzione viene incontro a questo. Ma non siamo esenti da tutto. C'è un rapporto particolare con la Chiesa diocesana. Ma sappiamo anche che l'inserimento della vita consacrata nella realtà diocesana non è sempre pacifico e sereno. Ci possono essere difficoltà di rapporti, incomprensioni, chiusure, scarso interesse, autoreferenzialità. Io stesso, quando sono stato vicario episcopale per la vita consacrata qui a Bologna, ho dovuto sperimentare questo. Si insiste, si consiglia, si fa di tutto perché sia vivo questo senso di appartenenza ecclesiale alla propria diocesi, anche se abbiamo uno sguardo che va oltre. C'è il rischio quindi di vivere una vita ecclesiale parallela, due entità che non formano unità, quando invece, lo professiamo nel credo, la Chiesa è soltanto una. Quante volte queste espressioni noi, voi? La domanda provocatoria è questa: nella Chiesa locale, la vita consacrata è percepita come risorsa o come problema? Vedete come mi sono spostato dal fatto individuale che il consacrato, in forza non solo del battesimo, della confermazione inserito nella Chiesa, ma in forza anche della professione. Lo Spirito Santo crea unità. L'unità è dovuta all'azione dello Spirito Santo, altrimenti la Chiesa si sarebbe già mille volte divisa. Se il religioso è guidato dallo Spirito Santo, sarà un testimone della comunione della Chiesa, che la Chiesa è una. Da questo aspetto, allora, però, personale, soggettivo, ampliamo lo sguardo all'aspetto più comunitario. Nella Chiesa locale la vita consacrata è percepita come risorsa o come problema? È rimasta celebre la frase ironica del cardinale Biffi: i religiosi nella Chiesa sono un male necessario. Beh, indubbiamente questa frase riflette una certa mentalità milanese. Spero che i bresciani non siano così. Beh, secondo cui i religiosi sono lasciati un po' ai margini della vita diocesana, un po' estranei al tessuto ecclesiale, sebbene sia necessario accettarli perché suppliscono a determinate carenze e coprono alcuni settori pastorali. Era una frase ironica, ovviamente. I religiosi sono un bene necessario alla Chiesa. È un dono di Dio alla sua Chiesa, dello Spirito Santo alla sua Chiesa, a condizione che vivano con autenticità e coerenza la loro vocazione. Ossia, tendano con tutte le loro forze alla santità. La santità, abbiamo detto, è la specificità dei religiosi, prima ancora delle loro opere. Assecondiamo eventualmente questa richiesta, perché è una necessità pur presente qualche volta nella Chiesa. Non possiamo dire, ah, ma noi il nostro carisma, sì, vediamo come comporre eventualmente il nostro carisma con le necessità della Chiesa, anche perché la Chiesa diocesana ci ha accolto.
ci ha colto indubbiamente per il nostro carisma. Però dopo ci sono anche le opere del nostro carisma. Quindi è giusto anche accondiscendere, purché non si tradisca il carisma. Il problema sarà come comporre il carisma con le esigenze della vita diocesana pastorale. Assecondiamo questa richiesta. Facciamo. Diamo però anche testimonianza. Sono un po' distratto perché l'email è arrivato un'email. Scusate, sono un pochettino distratto. Ecco. Quindi assecondiamo questo desiderio, però facciamo capire, cioè, che ciò che è nostro specifico è quel dono che lo Spirito Santo ha fatto alla sua Chiesa, cioè quel particolare carisma. Quando chiude un istituto religioso, la diocesi dovrebbe piangere, ma non perché vengono meno delle forze, ma perché viene meno un dono di Dio alla sua Chiesa. Non di rado, invece, ecco, si apprezzano i religiosi più per il loro impegno pastorale che non per la loro testimonianza di santità. Sembra quasi inutile questa testimonianza di santità. No, è loro specifico. Ora, se la Chiesa è ontologicamente una, allora è possibile tendere all'unità nella diversità. Ma la comunione ecclesiale non è una realtà scontata, data una volta per sempre. Nasce indubbiamente dalla grazia di Dio, che è lo Spirito Santo. Nel momento in cui mette nel cuore la carità è il superamento di ogni egoismo, non c'è più divisione, perché la carità crea unità. La stessa unità trinitaria. Tanto più poi fra di noi. Perché l'unità trinitaria la diamo per scontata, c'è, e poi dobbiamo vivere fra di noi, e quindi quella diventa anche il segno di quanto siamo uniti a Dio. Ciò che unisce viene dal Signore. Ciò che divide viene dal diavolo, il divisore. Dovunque c'è una divisione, là c'è il demonio. Dove c'è l'unità, c'è la carità, c'è Dio. Nasce, abbiamo detto, dalla grazia di Dio come partecipazione alla vita di comunione intratrinitaria, ma comporta un costante impegno di tutti i membri della Chiesa. Allora, l'ottica in cui muoversi è l'ecclesiologia di comunione, che deve portare a una prassi di comunione che è data dalla carità. La comunione ecclesiale non può rimanere una vuota parola, un semplice auspicio, come dimostra il fatto che spesso viaggiamo su linee parallele. Dicevo prima, noi, voi, noi, loro. Non siamo pienamente Chiesa senza una piena comunione. E la piena comunione è data solo dalla carità. I religiosi, per loro natura, visto che vivono la vita comune, dovrebbero essere gli esperti della comunione. Cioè, le realtà diocesane dovrebbero andare dai religiosi a vedere come vivono la loro comunione. Uno potrebbe dire, per carità, che rimangano chiuse le porte dei nostri conventi perché sarebbe un disastro. Se venissero a sapere, a vedere cosa succede con tutti i nostri difetti, le nostre debolezze, le piccole ingiustizie, le cattiverie che avvengono, ma dove sta la carità? È vero che poi ci vengono a cantare, ah, dove è carità e amore, là c'è Dio. Ma è proprio così? Ecco, noi esperti di comunione,
perché esperti di carità. Certo, il rapporto tra la Chiesa particolare e la vita consacrata, diciamo, qualche volta è un pochettino problematico. Se non proprio dal punto di vista teologico, ma pratico, siamo portati a considerare la Chiesa particolare e la vita consacrata come due soggetti distinti, che devono rapportarsi tra loro possibilmente senza conflitti. È un po' poco rispetto al concetto di comunione, di unità di carità, cioè di chiesa. Perché i religiosi appartengono a tutti gli effetti alla chiesa particolare. Ma questi devono sentire la chiesa particolare come loro, con un inserimento armonioso, costruttivo, che accresca la comunione ecclesiale. Ora, la comunione, abbiamo detto, fa parte della vita religiosa, appartiene alla stessa natura della vita religiosa. La vita religiosa, in un certo senso anche la vita consacrata, è vita comune nella carità. La scelta dei consigli evangelici si attua nella vita fraterna, anche se questa poi è mea maxima penitentia. Però è quella la strada. La scelta, allora, dei consigli evangelici si attua nella vita fraterna. La radicalità dell'amore di Dio diventa così radicalità della carità fraterna. Ecco perché i religiosi sono, e perciò devono esserlo, testimoni e artefici di comunione. In quanto esperti di comunione, i religiosi devono svolgere un ministero di comunione. Non è un metodo, metodo di Firenze, la sinodalità non è un metodo, una tecnica, ma un modo di vivere la realtà della Chiesa. Questa comunione deve attuarsi anche nella prassi pastorale, sebbene diocesi e religiosi abbiano due approcci diversi pastorali. La Chiesa diocesana è legata a un territorio, imposta la pastorale territoriale su un territorio, cioè è legata a determinate strutture. I religiosi invece, in forza del loro carisma e del loro riconoscimento pontificio, hanno una visione più universale, sovradiocesana. Da qui i vari trasferimenti, secondo bisogni più generali di quelli diocesani. Volte sono una ferita. Quindi, perché fanno riferimento a progetti, a metodi diversi, secondo la peculiarità del loro istituto. Allora, si tratta di trovare l'unità nell'unica missione della Chiesa, diversi carismi in vista dell'unica missione di costruire il regno di Dio. Credo che la sfida più grande lanciata al mondo dalla vita consacrata sia quella della santità. Saremo santi però nella misura in cui vivremo in noi il dono dello Spirito Santo e i suoi sette doni. Non c'è impegno più necessario, non c'è provocazione più forte di questa. La santità è ciò di cui il mondo ha bisogno e i consacrati sono specificamente chiamati a questo. Ma tutto ciò rimanda all'azione dello Spirito Santo, poiché senza la sua grazia non c'è carità, non c'è santità, non c'è vita religiosa, non c'è chiesa, ossia il corpo mistico e santo di Cristo. Lo Spirito Santo crea comunione. Se nelle comunità religiose questa comunione è molto difficile da vedere, sarà forse perché non siamo disposti ad accogliere le sue manifestazioni, mentre i movimenti mi sembrano più capaci, e
E poi continua: vorrei capire meglio la differenza tra spiritualità tradizionale e biblica. Ecco, queste forse sono proprio due domande diverse. Attribuitevele pure, padre Attilio. Sì. Allora, la comunione all'interno delle comunità. La comunione passa attraverso molte cose. L'istituzione, quindi diciamo pure il superiore, che forma di autorità esprime, esercita. Le istituzioni che fanno funzionare la comunità, i servizi, le responsabilità degli uffici. E poi ci sono le relazioni, i rapporti umani. Allora, se il principio è la carità, bisogna misurare tutto sulla carità. E quindi siamo veramente in ascolto dello Spirito Santo. Il superiore, cominciamo dal superiore, esercita la sua autorità secondo la carità, secondo la volontà di Dio, la ricerca nella comunione fraterna. Le istituzioni poi che sono previste all'interno della comunità, cioè uffici, incarichi, come vengono svolti? Con spirito di comunione? Oppure c'è l'arroganza, la presunzione, l'autoritarismo? Gli altri, la comunità, come collabora? Ah, le cose non ci vengono dette, ma e dopo che ci sono dette, chi le fa? Come vengono fatte? Come vengono svolte? Perché la carità si esprime attraverso il servizio, attraverso il dono, la generosità di sé. È strano che per certe cose tutti alzino la mano. Per certi lavori, per certi uffici nessuno alza la mano, tutti si tengono indietro. La carità è anche questo, è anche prestarsi. Non importa l'importanza dell'ufficio. La mano è più importante del piede, dice Paolo. Tutti hanno bisogno. Hanno bisogno della cuoca, hanno bisogno della portinaia, hanno bisogno del superiore. Sono diversi servizi della carità. Ma ciò che conta è veramente, ci sentiamo fratelli. Quello che è accanto a me è il mio fratello, la mia sorella, la amo così. Stiamo camminando insieme come fraterni, fratelli, sorelle, verso quella meta che è Dio. Ci aiutiamo vicendevolmente. Come affrontiamo i problemi? C'è un detto nella vita così conventuale, in capitolo, entriamo tutti buoni, usciamo tutti cattivi. Perché nel capitolo ognuno si sfoga, ognuno dice la sua, e tutte quelle cose che erano state represse, messe da parte, saltano fuori. È vero, il capitolo può essere il luogo dove ognuno poi, le sue rimostranze, ma è anche il luogo della carità fraterna. È il luogo là, là dobbiamo discutere, là dobbiamo confrontarci, là dobbiamo dirci le cose, perché se non ce le diciamo là, ce le diciamo nei corridoi. Come dice il Papa Francesco, ecco, allora c'è la critica, c'è tutto. Quindi la carità va coltivata a livello personale e a livello comunitario. Sarà il superiore, innanzitutto, che ha questa responsabilità della carità. Certo, non potrà sostituirsi alle persone. Tutti i comandi, tutte le norme che possiamo dare non cambiano il cuore dell'uomo. Sarà lo Spirito Santo a cambiare il cuore dell'uomo. Però ci sono quei mezzi che le istituzioni e le regole danno perché si possa vivere un'autentica carità. Padre Attilio, scusa Suor Grazia, siccome c'è una domanda ancora rivolta a Padre Attilio, gliela leggo. Padre Attilio accennava all'importanza del giudizio secondo Dio. Può aggiungere due parole per offrirci una luce nel giudicare le sofferenze che stiamo affrontando anche a causa del Covid? La domanda è piuttosto difficile. Il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio nasce appunto dalla fede. Tanto più forte è la fede, perché la fede è lo sguardo di Dio sulle cose. Cioè la fede sono gli occhi con cui tu vedi le cose.
e quegli occhi sono gli occhi di Dio, cioè Dio ti mostra come guardare le cose, come valutarle. Questa è la virtù teologale della fede. Dio ti dà questa luce. Come lui vede le cose, te le fa vedere. Quindi più cresce la tua fede, tu cresce più questa visione, questo sguardo di Dio sulle cose. Lo sguardo di fede è ovviamente sulla realtà. Bisogna guardare prima di tutto la realtà, così com'è. Non sempre abbiamo tutti i dati per conoscere la realtà. Però anche se, diciamo così, non è possibile, questo, perché non tutti hanno quelle conoscenze, gli strumenti, i mezzi per guardare la realtà così com'è, perché prima di tutto è necessaria la verità sulle cose, così come appaiono, così come sono. Ecco, poi c'è lo sguardo di fede, che è capace di vedere e di interpretare. Ma questo dipende anche dai doni che uno ha. Da parte di Dio non tutti siamo capaci. Vediamo le cose e non abbiamo la soluzione. Vorremmo averla, la soluzione, ma quello nasce da un dono di Dio. Non nasce tanto da una perspicacia umana, ma quella perspicacia umana viene illuminata dallo sguardo di Dio, dalla fede. Bisognerebbe ascoltare, quando si dà un giudizio sulle cose, chi ha più fede, più sapienza. Non è vero che la fede è il dono della sapienza, a cui prima accennavo, ma più di così non saprei cosa rispondere, perché mi sono anch'io in difficoltà, perché non credo di avere uno alto sguardo di fede sulle cose. Anch'io qualche volta rimango di non capisco. Allora, avevo un'altra domanda io, visto che non appaiono altre, la butto lì e poi vedete voi chi vuol rispondere dei due relatori. Padre Attilio ha parlato dei professionisti della santità. Secondo me, se dicesse due parole per approfondire, sarebbe molto bello, ecco, perché ci aiuta a capire bene come dobbiamo essere davvero dei professionisti della fede, più che di scuola o altro ancora, che non è male neanche quello, ma ecco. Poi, seconda cosa, il tema della comunione, che secondo me, se non è vissuto dentro la comunità religiosa oppure della vita consacrata secolare, perché anche loro hanno esperienze di vita comunitaria, difficilmente poi esce da qui e si testimonia verso gli altri, se no rischia di divenire una fuga. Cioè, faccio comunione con quel laico, con la laica, quel prete, perché fuori dalla mia comunità io tutto sommato sto meglio e vivo meglio il rapporto fraterno, vuol dire che dice qualcosa che non funziona. Secondo aspetto, sempre sulla comunione, credo che sia molto interessante oggi, io questo l'ho già detto forse più di una volta, iniziare oppure continuare a stabilire sempre più motivi di comunione tra diversità di carismi religiosi, ma non per aiutarci a morire meglio, perché qualcuno ha sempre questa preoccupazione, ma per aiutarci a testimoniare meglio quella santità che dobbiamo testimoniare, che è prima di tutto carità, anche carità tra diversità di carismi che ci uniscono nella stessa missione della Chiesa, perché poi la nostra missione è la missione della Chiesa. Non so, ecco, se voleste dire due parole su questi due aspetti, mi piacerebbe molto. Allora, professionisti della santità, il termine deriva dalla professione. Noi facciamo professione religiosa. Quindi se quella è la mia professione, dovrei essere un professionista. Poi, come tutti i professionisti, possono essere competenti, meno competenti, si aggiornano, meno aggiornati. Però nell'ambito della carità, giustamente, devo lasciare spazio alla grazia di Dio dentro di me. Il mio impegno ci deve essere, ma il mio impegno è quasi a dire: non pongo ostacoli, più che attivo è una cosa passiva nei riguardi di Dio. A parte che se io posso alzare anche tutti i paletti, Dio ha un piacere immenso a sbaraccarli.
Se ci difendiamo da Dio, passiamo la vita a difenderci da Dio, Dio fa un divertimento, proprio quello che non voglio fare, Dio me lo fa fare. Siamo tranquilli su questo. Quindi, più che attivo, io faccio qualcosa per Dio, eccetera, come diceva giustamente anche secondo questa spiritualità, è quasi a dire, non voglio porre ostacoli a Dio, voglio seguire la mozione di Dio, le ispirazioni di Dio. E queste ispirazioni nascono dentro il mio cuore, provengono dalla mia comunità, provengono dai miei superiori, dall'obbedienza, da tante cose, dalla vita della Chiesa. Ecco. Allora, questo lasciarsi costruire dallo Spirito Santo, plasmare da Lui, purificare da Lui, è in questa maniera che io accresco la carità e accrescendo la carità cresco nella santità, tanto da essere di fronte agli altri non per mia volontà, ma per un dato di fatto, perché i santi non hanno voluto mostrarsi santi, ma di fatto si mostravano santi, perché lo Spirito Santo si rivelava in loro. Il loro sguardo, le loro opere, erano una rivelazione dello Spirito Santo, mica perché loro volessero. Quindi erano veramente professionisti di santità perché lasciavano che lo Spirito Santo agisse dentro di loro. Poi rimane pur sempre tutta la parte ascetica, perché non posso pensare che lo Spirito Santo sostituisca la mia penitenza, la mia preghiera, non posso pensare questo. Quindi tutto l'aspetto dell'ascetica, io devo farlo. Però anche questa parte mossa sempre da Dio, non secondo i propri criteri, la propria visione di santità. Perché, ripeto, se io mi unisco a Dio, Dio man mano mi dice togli questo, togli quest'altro, questo mi è di ostacolo, non mettere questo, non mettere davanti questo. Sì, la tua volontà, ma la sua. Ecco, quindi c'è questo momento di purificazione. Per quanto riguarda la comunione, è vero, a volte troviamo più simpatia, accoglienza, stima al di fuori, perché nessun profeta, il profeta è nella sua patria. E quindi siamo tentati a fare più comunione all'esterno, ma quella comunione è episodica. La vera comunione all'interno della comunità, certamente, io non ho nessuna difficoltà a amare uno che si trova nel Togo o nell'Nigeria, non ho nessuna difficoltà, però ad amare quello che mi è accanto è questo mi è difficile, perché allora è questione di carattere, è questione di temperamento, è questione di visione delle cose, di modalità, tante cose, ma tutto questo deve essere permeato dalla carità. Allora, se veramente io vivo la comunione all'interno della mia comunità, non farò nessuna difficoltà a vivere all'esterno. Allora non è più una ricerca di comunione all'esterno perché all'interno no, ma è una espressione che dall'interno va all'esterno. E la stessa cordialità, pazienza, benevolenza che uso all'interno avrò all'esterno. Alcune comunità cristiane, alcune chiese sono scomparse. Se pensiamo, per esempio, alle chiese di quella che era l'Africa romana. La Chiesa, quindi intere chiese scomparse. La Chiesa di Agostino non c'è, la Chiesa di Tertulliano non c'è. Ecco. Allora, la Chiesa sappiamo non viene meno, ma possono venire meno alcune singole comunità. Ugualmente, nella storia della vita consacrata, la vita religiosa, alcuni istituti sono scomparsi. Qual è la colpa? Colpa loro? È stata la provvidenza di Dio? Si può dire che hanno compiuto la loro missione e quindi, oppure è terminata, per esempio, una certa attività, se ne inizia un'altra, secondo, le esigenze per rispondere ai segni dei tempi. Io dico, potrebbe essere tutte e due, perché anche noi non sempre corrispondiamo alla nostra vocazione. Non è che la vocazione non ci sia, non c'è la nostra risposta. Ma questo vale anche a volte per l'istituto. Il carisma c'è, la vocazione c'è, ma non sempre l'istituto forse risponde. A volte invece è semplicemente un cambiamento, un rinnovamento, cambiano delle attività, però il carisma viene portato avanti. Quindi diciamo che è una realtà piuttosto complessa. In parte può dipendere da Dio,
nella provvidenza di Dio permette questo. In parte forse dipende anche da noi, o per la nostra responsabilità, la nostra negligenza. Tante volte vediamo che lasciamo morire le cose, cioè, con la scusa, anche vera, non abbiamo le forze, cioè, però a volte anche le lasciamo morire. Non si è intervenuto con intelligenza prima per capire l'esistenza, perché Dio ci dimostrava i segni dei tempi, ma non abbiamo risposto. Quindi ci può essere anche una nostra responsabilità. Non sempre, grazie a Dio, si potrebbe dire, non sempre dipende da noi, della cattiva volontà. A volte semplicemente si vede che la provvidenza di Dio vuole conclusa un'esperienza. Ne inizierà un'altra diversa.